Invito ora il professor Balotti. Allora, grazie a tutti, buongiorno, grazie mille dell'invito. Chiedo se possono montare le slide che ho preparato, grazie. Beh, è già stato detto, io sono professor ordinario all'Università Bocconi, sono stato prorettore fino all'assunzione della carica di presidente di A2A, non so se conoscete A2A, la prima multiutility italiana, 6 miliardi di fatturato, 13.000 dipendenti, un'azienda credo abbastanza innovativa. Sono anche fondatore e presidente dell'Associazione delle Imprese Pubbliche che raduna 500 imprese da Bolzano a Palermo che si occupano della vita di tutti noi, da quando ci svegliamo la mattina a quando andiamo a dormire la sera. Ma credo che il dato più interessante per voi della mia biografia è il fatto che ho paura di volare. E allora mi chiedevo con che coraggio io vengo a parlare di leadership a voi avendo paura di volare. Intendiamoci, ho fatto milioni di chilometri con gli aerei, ma tutte le volte non sono tranquillo. E poi in fondo ho pensato, ma in fondo leadership è anche riconoscere le proprie debolezze. Quindi un po' per incoraggiarmi ho detto, vabbè, anche se ho paura di volare, provo a raccontare quello che ho capito della leadership in un settore che è un po' complicato, quello di cui mi occupo, il settore pubblico, dall'ONU, i ministeri, i comuni, le province, le regioni, le aziende sanitarie, tutto ciò che è pubblico. E per cominciare ho fatto una cosa che uno studioso non farebbe mai, cioè ho cercato via web quali sono le due parole più frequentemente associate a pubblica amministrazione. La prima è questa, cambiamento. Non c'è scritto, non c'è discorso, non c'è concetto legato alla pubblica amministrazione che non sia associato alla parola cambiamento. E la seconda è proprio leadership. Eppure, nella mia esperienza, devo dire che dovessi dire in 32 anni di studio quali sono le due principali caratteristiche del settore pubblico. La prima è la resistenza al cambiamento, non il cambiamento. E la seconda, altrettanto drammatica e con meritevoli eccezioni, è il vuoto di leadership. Io credo che siano i due limiti principali della nostra pubblica amministrazione. Devo dire che il cambiamento ha questa caratteristica, riguarda sempre qualcun altro. Adesso scusate, non voglio parlare di voi, ma visto che siamo qua, allora i tenenti pensano che debbano cambiare i colonnelli pensano che debbano cambiare i generali pensano che debbano cambiare i ministri. Poi quando cambia il ministro si ricomincia da capo, col ministro che pensa ovviamente che cambiando i generali cambierà gli eserciti. Tutto questo di solito non succede. Ferruccio De Bortoli, che tutti voi conoscete, credo personaggio noto, in un articolo che ha scritto nel 2012 su Corriere della Sera, che io ho trovato illuminante, spiegava così il problema. Il titolo dell'articolo era «I leggendari poteri forti». De Bortoli diceva «Non vi sono vere elite o egemonie di qualità, ma sono una congerie disordinata e caotica di ingessature corporative», descrivendo il nostro paese. È grave che nel nostro paese abbia perso di significato, non del tutto per fortuna, il concetto di una classe dirigente responsabile, preoccupata anche dell'interesse generale, in grado di esprimere un indirizzo, un'idea di società, come quella che nel dopoguerra rese possibile il miracolo economico. Insomma, fiera di dirigere, non sfacciata nell'esigere, dedita in primo luogo a dare il buon esempio. Concludeva, lasciate perdere qualche c'è di mezzo, guardate le ultime tre righe un po' laconicamente, chi teme i poteri forti può stare tranquillo, chi ha a cuore il futuro dell'Italia ha di che preoccuparsi. E però guardate, lui diceva, alla fine il tema è una classe dirigente dedita a dare il buon esempio. Allora c'è un personaggio un po' più importante di me, sicuramente, forse anche di qualcuno di voi, non tutti,
che dice una cosa molto semplice, cioè il cambiamento siamo noi, no? Sì, il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. Ed è chiaro che se tu vuoi essere davvero un leader, innanzitutto devi prenderti dei rischi. Attenti che il concetto di rischio e responsabilità nel pubblico è sempre visto in negativo. Cioè, la responsabilità di qualcosa vuol dire oddio mi arriva la Corte dei Conti, oddio mi arriva la sanzione. In altri contesti la responsabilità è un'opportunità, oltre che un dovere di chi esercita ruoli di direzione in generale. La leadership solitamente si basa su un solido sistema di valori. Però devo dirvi con tutta franchezza, è tanti anni che io studio la leadership, che sotto questo sistema di valori, che sono l'integrità, il rispetto delle persone, l'impegno, la responsabilità, c'è anche tantissima retorica dei valori. Io ho visto tante persone predicare valori e praticare compromessi, non erano e non sono mai diventati leader, e tante persone autodefinirsi leader. E qui c'è un grande equivoco. Non si sceglie di essere leader, sono gli altri che scelgono per noi. Il vero leader ha qualche caratteristica. La prima è la visione. Si parlava qua del futuro. Se c'è una cosa di tempi moderni è la velocità del cambiamento. Noi siamo nel mondo in cui tutto succede più in fretta. Pensate, credo che molti di voi avranno figli come il mio. Mio figlio vive su Instagram. Instagram è una startup con 14 dipendenti, venduta l'anno scorso a Facebook per $1 miliardo. Nel frattempo Kodak, il più grande produttore di macchine fotografiche di pellicola, tutti voi avrete avuto una pellicola Kodak al minimo, con 98.000 dipendenti, è fallita. E questo è successo in 3-4 anni, non in 30-40 anni. Allora, c'è un futurologo americano, non che io mi fidi dei futurologhi, perché poi non c'è mai riscontro, però che per spiegare sta cosa, facevo un esempio che io ho trovato molto, molto chiaro. Lui diceva, se tu con la macchina vai su una strada statale a 40 all'ora, il cartello che ti indica l'uscita lo puoi mettere a 200 metri dall'uscita. Ma se tu vai in autostrada a 130 all'ora, il cartello che indica l'uscita lo devi mettere a 500 metri dall'uscita, se no perdi, non fai in tempo a uscire. Qual è la morale di questa storiella che questo autore esprimeva? Dice, più vai veloce, più devi allungare l'orizzonte. Ecco, io ho visto tante pubbliche amministrazioni in crisi di cambiamento per mancanza di visione, cioè per incapacità di immaginarsi il futuro. I grandi statisti nella politica, quelli che si ricordano, non i politicanti di ultima generazione che popolano molti paesi, e non voglio parlare del nostro, i grandi statisti entrati nella storia sono quelli che prima di altri sono stati capaci di immaginare un futuro e sono stati capaci di portare le comunità in quel futuro che avevano immaginato. Quindi il leader ha sicuramente visione. Seconda caratteristica è che il leader ha intrinsecamente una motivazione sociale, cioè è molto attento al bene degli altri prima che al proprio interesse. La terza caratteristica è che i leader ti fanno sentire importanti. Questo gattino che si guarda allo specchio e si vede leone è una persona al cui capo ha dato un senso e una responsabilità. Sicuramente i leader sono persone che si prendono i rischi e le responsabilità, come dicevo. Attenzione, sono persone determinate, competenti, decise, non piegano il braccio, cioè vanno fino in fondo. E da ultimo, promuovono l'innovazione. Quando io nel pubblico o con i dirigenti pubblici parlo di scivoli, allora la prima cosa che viene in mente, siate un po' sinceri anche voi, è la pensione. A Google, questa è la sede di Google di Ginevra, quando pensano allo scivolo, pensano al modo più veloce per andare alla mensa aziendale,
dal proprio ufficio. Capite che c'è una certa distanza di cultura tra le due situazioni, ma soprattutto il leader è credibile, ed è credibile per storie e comportamenti quotidiani, dall'esempio, come dicevo prima. Attenzione che i leader sono le persone più osservate nelle organizzazioni. Un pochino di tecnicalità, se no mi dicono che faccio il professore, ma non sono scientifico, invece vorrei un minimo anche. Dovessi dire le tre dimensioni della performance di cui risponde un leader. Sicuramente la performance tecnica, cioè fare in modo che le cose siano fatte, promuovendo l'efficacia e l'efficienza, la retorica delle tre della pubblica amministrazione, efficienza, efficacia, economicità. Insomma, il leader raggiunge i risultati, se no non è un leader. Secondo punto, però, il leader è molto attento allo sviluppo delle persone e quindi si preoccupa della motivazione e della crescita professionale dei dipendenti. E terza caratteristica, è molto preoccupato che la propria organizzazione sia allineata al contesto in cui opera. È come dire, il leader si preoccupa di gestire il presente, la performance tecnica, ma costruendo il futuro mentre gestisce il presente. Quindi creando le competenze nelle persone, motivandole e tenendo in equilibrio la propria organizzazione rispetto al contesto. E quindi i leader migliori sono quelli dei quali non ci si accorge quando vanno in pensione, perché vuol dire che hanno lasciato dietro di sé qualcosa di solido, mentre quelli che creano il buco forse non sono stati fino in fondo dei veri leader. Quando penso alle istituzioni pubbliche, c'è in più, dal mio punto di vista, qualcosa di unico e di irrinunciabile che segna la differenza tra i veri leader e non leader. La prima caratteristica, quando si occupa il pubblico, è l'alto senso delle istituzioni. Tu non puoi essere un leader che opera nel pubblico se non ami il tuo paese e se non rispetti l'istituzione di cui fai parte, se non sei orgoglioso dell'essere un dipendente pubblico. Il senso di appartenenza è fondamentale per i leader. E la seconda cosa, ahimè, molto attuale anche in questi giorni, l'assoluta integrità. Il leader, per definizione, non è corruttibile. E non è corruttibile non vuol dire semplicemente non prende le tangenti, vuol dire che non mette in discussione le proprie condizioni, i propri valori, neanche a fronte di una grande convenienza personale. Ad esempio un'opportunità di carriera o qualcosa di simile. Perché il leader pubblico sente l'onore e la responsabilità di servire le istituzioni. A me è molto colpito, no, non ve lo dico perché non ho tempo, comunque mi aveva colpito. Dovessi dire in sintesi, il leader ama il proprio lavoro. I manager e i leader sono la stessa cosa. Da 20 anni gli studiosi di management, io sono uno di questi, abbiate pazienza, ci tormentano il cervello che bisogna diventare più manager e meno burocrati. Io ho un'alta considerazione dei burocrati, tra l'altro, che magari devono integrare le loro competenze. 3 minuti. Qui semplicemente, poi vi lascio queste slide, c'è la differenza tra un manager e leader. Cioè, il manager ha una concezione dell'organizzazione che è tutto ordine, che è tutto regole, che è tutto precisione, che è tutto programmazione, che è tutto gerarchia, che è tutto struttura. Dall'altra parte il leader, perdonatemi, so che dire questo a un corpo militare un po' destabilizzante, ma il leader ha in mente il disordine, ha in mente il caos organizzato, ha in mente l'accettazione dell'errore, addirittura stimola l'errore perché l'errore produrrà innovazione. Questo è un altro signore di cui credo che sappiate qualcosa. Un recente studio fatto con un mio collega che si chiama Turrini, pubblicato in una rivista scientifica, ha esaminato su un framework riconosciuto internazionalmente diversi stili di leadership, partendo dalla domanda: qual è lo stile di leadership che determina la più alta variazione dell'impegno al lavoro nelle persone? Cioè, qual è lo stile di leadership che porta le persone a impegnarsi di più?
mettendo a confronto cinque stili di leadership. Leadership orientata al compito, orientata alle relazioni. Al compito vuol dire ti do gli obiettivi, controllo chi li raggiunge, alle relazioni faccio molto gruppo, al cambiamento spingo molto sull'innovazione, alla diversità tengo conto di diversità di genere, di età, di cultura, di religione, bla bla bla. E infine leadership orientata all'integrità. Vi risparmio questi indici che sono cose da noi statistici, eccetera. Però il leader orientato all'integrità è un leader che motiva i dipendenti ponendosi come esempio di onestà, promuovendo la correttezza e sanzionando i comportamenti scorretti. Dal nostro studio emerge che questo è lo stile di leadership più efficace applicato al settore pubblico. Attenzione, nulla a che vedere con la rigidità delle regole burocratiche, ma viceversa, la capacità del leader di stare dentro le regole burocratiche, costituendo modello di ruolo ed esempio per tutte le altre persone, portando le altre persone in quanto esempio ad impegnarsi quanto lui. Ho veramente finito. L'ultima caratteristica su cui volevo un attimo far riflettere è che i leader di solito, più che del presente, si preoccupano di quello che rimarrà dopo di loro. Qui c'è l'immagine della semina, no? Cioè per il leader conta di più una buona semina che non il raccolto annuale, perché sa che una buona semina seguiranno tanti raccolti negli anni. Però forse questa, e ho veramente finito, è la migliore notizia, perché leader illuminati che rappresentano modelli di ruolo sono esempio e fonte di ispirazione di comportamenti positivi per altre persone e quindi tendono a generare nuovi leader. Concludo dicendo, la domanda che tutti ci facciamo: leader si nasce o si diventa? Io ho scritto un libretto 10 anni fa che si intitolava Fannulloni si diventa, per difendere i dipendenti pubblici. Dicevo, se i dipendenti pubblici sono dei fannulloni, cerchiamo il problema nelle organizzazioni, non nelle persone. E allora non potevo che concludere chiedendomi se leader si nasce o si diventa, e la mia conclusione, un po' frustrante per me, è che non sono del tutto convinto che la leadership si possa insegnare nelle aule, ma sicuramente la leadership può essere appresa, e io credo che può essere appresa stando molto vicino ai veri leader. Grazie.